Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo qui al Foro Italico dopo facendo un vlog da solo. Siccome avevo intenzione di catturare qualche Pokémon, ho scritto un post su Instagram, quindi seguitemi su Instagram. E niente ragazzi, vado in giro a catturare Pokémon. Ciao. Ciao ragazzi. Alla faccia del sonno da solo. Mamma, sono su YouTube. Ma dormi quante persone, non ci sono abituato. Aspetta, là devo filmare pure io sociale. Giusto? Per raccontare cose non è. Ora mi ti ho ripreso, si vede. Ciao, allora io me ne vado a catturare Pokémon. Pepo non deve più fare video, bene? Oh, basta, fine video. Ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao. Voglio la tua maglietta. Grazie, spero che non ti entrerà. Voglio la tua maglietta. Facciamo un cambio di maglia, io ti do la mia e tu la tua. Ragazzi, ora giochiamo a Pokémon Go tutti insieme e andiamo alla ricerca di Pokémon. Ciao ragazzi. Ragazzi, abbiamo finito una bella sessione a Pokémon Go. Sono finite le esche. Adesso andiamo tutti quanti a mangiare dove? Dove andiamo? Andiamo a mangiare da Che Palle. Vi giuro si chiama così. Bella sta giornata ragazzi, magari ne organizzerò delle altre. Sì. Sì. Hanno deciso loro. Ogni giorno qua sono. Ogni giorno qua. Ogni giorno. Settimana. Andiamo dai, che bello. Sta registrando. Vedi il pallino rosso che lampeggia? Sì. Allora sta registrando. Facendo il video. Sì, bravo. Bravo. Ah, pure tu con la bici hai venuto. Hai venuto. No, allora, è corretto, hai venuto, perché lui la bici ce l'ha o c'è? Lui la bici ce l'ha, quindi avendo la bici lui è venuto. Quindi ritorniamo a Tulai. A Tulai. Ma è quello che palle, no, vero? No. No ragazzi, ho una fame che vi giuro mi mangerei il proprietario e il negozio Che Palle. Ma poi perché si chiama così? Perché non c'è la Che Palle? Secondo me io Madonna di ragazzi, voglio andarmene a casa, mi sono rotto le palle. E il locale quello un pochettino per i... per muffi però. Che birbantelli. Attenti a non sbattere nei pirulini, eh. Ragazzi, dovevo registrare mentre mi mangiavo un panino con le panelle, però ahimè già è finito. Vi volevo far vedere il panino, però diciamo il panino è stato più veloce della telecamera. Mi è scappato il panino, come è stato zio. E ora non lo so che faremo, però ora faremo altro. Possiamo fare tante cose. Cioè, se andiamo al massimo, io me ne vado a prendere. Abbiamo appena finito di mangiare tutti quanti. E adesso, facendo sto quasi livellando, non so se si vede, sono a livello 8, quasi 9. Stiamo giocando a Pokémon Go. Dove andiamo adesso? Al massimo andiamo al massimo. Poi al massimo. Al minimo. Al minimo andiamo al Politeama. E infatti. Dobbiamo andare di là, mica abbiamo sbagliato strada, infatti. Io lo stavo dicendo, è di là, ma mi dicono sì, di ma qua. Ma stiamo andando al massimo. No, di là. Al vabbè, al porto. Che ore sono? Vabbè, sono le 2:30. Vabbè, andiamo verso il Politeama, verso esatto. Io l'intendo c'ho proprio voglia di camminare. C'è la Madonna di strada. Oh ragazzi, c'è la Madonna di strada. Che cosa mi fai Pokémon Go? Al prossimo video, vi voglio bene, la cosa è scarica, l'ho detto troppissimo. Ciao ciao. Ciao ciao. Stappate. Io sempre questo. Sono scarsi, non sanno stappare. Siete scarsi. Sono scarsi, non si stappa. Siamo al parco tutti insieme. Ah, che bella l'ombra ragazzi, c'è un bel venticello che non vi dico. Cioè casuale, chi è che vi fa i raduni al parco? Solo io vi faccio i raduni al parco. Vi ho pure portato a fare, se dovete fare i vostri bisogni. Madonna, povero albero. Toti, Angela, Tanino. Ma povero albero ucciso. L'hanno saccagnato di botte. Questi posti sono belli. Ragazzi, sono le 14:29 e stiamo tutti aspettando il mio video. Ce lo vediamo da un telefonino tutti insieme e ci guardiamo. Esatto. I miei video. Finiamo i giga. Sì, ma però così fai meno viso. Vabbè, te frega. Sì, niente, sono 10 viso. Mancava. Ci vuole. Sì, hai visto? È un'emozione. Si è commosso. No, guardate qua che bell'albero. Questa è tutta parte del vlog che vi avevo detto che era finito. Invece ve lo sto continuando a fare. Guardate che bello questo. È uscito. È uscito. No, non è uscito. È uscito. Esce il video. Esce il video. Pepi, esci. Sono le 14:30. Oh, ecco qua. È uscito. È uscito. È uscito. Vediamoci il video nel video. Vai che è uscito, vai. Aspetta. Vediamoci il video nel video. Ci potremmo anche sapere. Visto che vi ricordate il video. Il video con mio papino, ci siamo tutti i miei video. Esatto. È normale. Ma Tommy, E mentre lui trova no, è canso. Hai visto? Le notifiche che arrivano ora. No, è arrivata ora la notifica. È arrivata ragazzi, però. Ho caricato il video. Lo sento. No. Sei sfortunato. Sei sfortunato.
Dai, è quella fatta in casa questa. No, non possiamo entrare perché ci sono le cose. Guarda, guarda, sei troppo ribelle, troppo ribelle. Bottiamo il sistema. Attenzione. Beh, perché occupiamo. No, che ti arrestano, esci. Guardate che bei lampioni che abbiamo solo qua a Palermo. Perché noi ci teniamo alle cose mantenute bene a Palermo. Che bello vivere in questa città. Guarda quel cassone. Ma perché quel cassonetto lì? Ma perché il cassonetto è dentro il tombino? Ma perché fanno queste cose? Madonna, non posso. Ah, la fontana! Ma io voglio catturare pure i Pokémon. Possiamo fare il vlog a mare ora. Il vlog a mare, visto? Cioè, ragazzi, la cosa che la Sicilia era in siccità, ragazzi, era nel 1800, no? Hashtag Pepo escile. No vabbè, ma troppa acqua c'è nella fontana, eh. Raga, non vi affacciate troppo che vi bagnate, eh. Guarda qua che bella, ragazzi. La volevo io proprio di rinfrescarmi. Ma Tommy. E rieccomi tornato a casa, ragazzi. Sono tipo le 7, una cosa del genere. Sono tornato a casa che erano le 4. E devo dire che è stata davvero una bella giornata insieme ai fan. Dove mi sono divertito un casino. Questo vlog penso lo vedrete prima dei video di Pokémon Go. Oggi ho registrato appunto coi fan i due video di Pokémon Go che vedrete comunque nei prossimi giorni, e questo vlog che sto terminando a casa. Ragazzi, devo ringraziare tutti i ragazzi che sono venuti, mi sono divertito davvero tanto. Ieri 31 luglio ho scritto un post solo su Instagram, forse Instagram e Telegram, sì vabbè, su Telegram ho detto di andare a vedere su Instagram. Ho scritto tipo nel pomeriggio: ragazzi, domani, ovvero oggi che sarebbe il primo agosto, sappiate che sarò al Foro Italico perché ho intenzione di registrare Pokémon Go e se volete potete venire. Cioè, ragazzi, l'ho scritto il giorno prima, nel pomeriggio, per l'indomani la mattina. Infatti un paio mi hanno commentato: Pepe, lo dovevi dire prima. Io non posso perché ho già altri impegni. E devo dire che nonostante l'ho detto il giorno prima, c'è un casino di persone sono venute. Quindi ragazzi, seriamente, seguitemi nei social perché penso farò altre di queste cose e lo dirò solo nei social, perché se dovessi fare un video a riguardo ci sarebbero troppe persone. Comunque me ne aspetto tante, anche perché sono arrivate 30 persone in un post che ho scritto in neanche 24 ore fa, capite? Quindi non lo so. Detto ciò, ragazzi, io ringrazio tutti quelli che sono venuti, davvero li saluto tutti. Sapete che mi sono divertito, spero vi siete divertiti anche voi. Io ho dei capelli allucinanti, ma considerate che abbiamo camminato tantissimo. Siamo stati una roba come 5 ore in giro a camminare, catturare Pokémon, mettere moduli esca. È stato molto molto divertente. Sono sincero, mi piacerebbe fare, tra molte virgolette, un altro piccolo radunino, magari lo spammerò sempre nei miei social, magari su Telegram, non lo so, dove andiamo tutti a mare. E ci tengo a rispondere a tutti quelli che non sono di Palermo, perché comunque in tanti me l'avete scritto appunto sotto i post di Instagram. E anzi, a proposito di questo, voglio ringraziarvi tutti, ragazzi, siamo arrivati a 20.000 seguaci su Instagram. Ma torni me. E se vi chiedo scusa, sto facendo avanti e indietro nella stanza. Ci devo raccontarvi appunto com'è andata la giornata, visto che, vabbè, che l'avete vista, no? E dicevo appunto che molti mi avete scritto: Pepo, quando è che vieni tipo nel Veneto? Quando è che vieni a Milano? In Lombardia? Quando è che vieni a Napoli? A Bari? Ragazzi, capite bene che non ho il jet privato. Se mai dovessi essere per caso, non so perché dovrei essere per caso, ma se mai dovessi essere fuori da Palermo, io e me vivo a Palermo, quindi se raduni posso fare, li posso fare ovviamente soltanto a Palermo. Vi giuro, vi prometto che un giorno, se mai dovessi avere un jet privato, li farò in tutte le città d'Italia. Ma fino ad allora, ragazzi, solo a Palermo posso. Capite bene come faccio? Secondo quale principio io devo andare in giro per l'Italia? Cioè, non è che sono un cantante che faccio il tour in Italia, capitemi bene, no? Se mai ci dovesse essere occasione, che ne so, magari qualche fiera, qualche cosa, ve lo farò sapere. Ma fino ad allora, per il momento, capitemi bene, li posso fare solo a Palermo. Mi piacerebbe davvero organizzare un qualcosa, vi farò sapere magari nei prossimi giorni appunto sui miei social, fare un qualcosa a mare, una giornata, non lo so, ci vediamo, che ne so, una mattina tipo intorno alle 9, mi piacerebbe tipo andare a mare e stare, che ne so, fino a l'una, non tutto il giorno a mare perché poi è stancantissimo, poi sotto il sole si muore, però mi piacerebbe fare una giornata al mare con i fan, perché devo dire mi sono divertito. Siamo andati a mangiare tipo all'antica focacceria, non lo so, una focacceria che abbiamo qua a Palermo, famosissima, aperta dal 1900, e alla fine non ci siamo andati più da che palle.
Ma ragazzi, vi giuro, ve l'avrei tanto voluto far vedere il negozio, ma che palle, era talmente lontano che abbiamo preferito andare appunto all'antica focacceria. Detto ciò, nulla ragazzi, diciamo, mi piacerebbe organizzare una giornata al mare con i fan, diciamo, dove ci divertiamo, ci schizziamo l'acqua, giochiamo a palla, non lo so, con qualcosa. Detto sempre, se non siamo 2005, oggi eravamo una trentina, che poi alla fine una decina se ne sono andati, diciamo, sono venuti là, abbiamo chiacchierato quei 10 minuti, poi molti erano venuti con i genitori e se ne sono andati, però diciamo quella ventina che sono rimaste, che comunque avete visto nei video o che vedrete nei video di Pokémon Go, ci siamo stati tutto il giorno in giro, tutto il pomeriggio, un 4-5 ore a camminare per le strade di Palermo. Infatti sono sfinito, ma sfinito assai, c'ho le gambe che mi stanno morendo. Detto ciò ragazzi, nulla, io spero che il video vi sia piaciuto, se così un bel pollice in su sotto al video, commentate, condividete, fatemi sapere se magari vi piacerebbero altri video del genere, perché io sarei molto propenso nel farli, perché mi ha divertito veramente tanto la cosa. Ad un prossimo video, vi voglio bene e ciao ciao. Eh sì, quello sulla mia scrivania era questo. Sì. Cioè, ma avete un occhio allucinante? Si è visto per 2 secondi nel video dell'unboxing del cavalletto. Ma tornimi! Comunque ve lo consiglio, è fenomenale.